Bentornati al consueto appuntamento con le nostre news. Referendum in tutti i comuni, amministrative in 10 comuni. Questa la domenica di Election Day, in programma domani in provincia di Agrigento dalle ore 7 alle 23 si torna ai seggi elettorali. Ad essere interessati dalle elezioni comunali sono complessivamente distribuiti appunto in 10 comuni 114.361 agrigentini. Le realtà più grosse sono quelle di Sciacca con 35.605 elettori e di Palma di Montechiaro con 26.984 aventi diritto al voto. In questi due centri si voterà con il sistema proporzionale e ci potrebbe dunque essere il ballottaggio negli altri otto con il sistema maggioritario. Si è svolto stamattina l'annunciato sit-in di protesta del Comitato Spontaneo di Volontari organizzato da Riccardo Romano contro la mancata riattivazione ad oggi del pronto soccorso del Fratelli Parlapiano di Ribera. Quella in atto è una vera e propria battaglia da parte del comprensorio che lamenta un funzionamento dell'ospedale limitato che non darebbe risposte agli utenti. Quella di stamattina è stata solo una delle numerose manifestazioni di protesta in difesa dell'ospedale che sono state organizzate nel corso del tempo sul territorio di Ribera. Sempre a Ribera, i carabinieri del NAS hanno inflitto una multa di 7.000 euro a carico del legale responsabile di un deposito di farmaci all'ingrosso e di un farmacista, direttore tecnico della struttura. Nel corso di un'ispezione è emersa la mancanza della comunicazione preliminare all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento dell'adozione del registro informatizzato per la gestione degli stupefacenti. I consiglieri comunali dei gruppi consiliari Idea Menfi e Noi per Menfi annunciano una mozione di indirizzo da trattare con procedura di urgenza relativa ai lavori di installazione di una stazione radio base per impianto Wi-Fi in zona Lido Fiori. I consiglieri Sandro La Placa, Ezio Ferraro, Vito Clemente, Rossella Sanzone, Andrea Alcuri, Sandra Ardizzone, Manuela Sanzone e Anna Longi ricordano che nelle vicinanze del sito ove è prevista l'installazione di detta stazione, come è noto, insistono diverse tipologie di abitazioni, sia stagionali che residenziali. Nuove sedie e panchine per il circolo nautico Il Corallo, un dono del Rotary Club di Sciacca per ripristinare le dotazioni del circolo gravemente colpito dall'alluvione dello scorso novembre. Un segno di ringraziamento ed affetto per il presidente Galluzzo e i soci tutti che hanno sempre ospitato con amicizia ed entusiasmo le attività dei soci e rotariani in una location senza pari per la spettacolare vista su Sciacca. La carriera, gli inizi, le gratificazioni professionali ed i progetti. Di questo il pianista e compositore saccense Accursio Antonino Cortesi ha parlato ieri nel corso della sua partecipazione al Salotto Letterario San Marco Restart 2022, organizzato dal Comitato Provinciale ASI di Agrigento presso la struttura turistica Bono Vacanze. Il musicista ha conversato con Giuseppe Recca e ha pure illustrato la sua visione di città, la necessità di dare un luogo fisico adeguato alle attività culturali e il mondo dello spettacolo. Cortese inoltre ha anticipato la notizia di una rassegna musicale in programma a luglio a Sciacca, organizzata insieme al Circolo di Cultura. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione è rinnovato alle prossime edizioni. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.